Vice Sindaco, è un po' il primo giorno di scuola con deleghe importanti, ma lo Russo, il sindaco metropolitano, ha lanciato un bel messaggio. La porta di questa città metropolitana è sempre aperta per i piccoli comuni, per i loro amministratori. Sì, soprattutto per i cittadini. La città metropolitana, lo sappiamo tutti, in questi ultimi anni ha vissuto una fase un po' calante, la riforma del Rio ha messo un pochettino in difficoltà questo ente che nel nostro territorio ha una storia importante, la figlia di una provincia di Torino che è ancora oggi ricordata e riconosciuta come un ente strategico per il nostro territorio. La sfida che vogliamo raccogliere come Consiglio metropolitano è quella di tornare a lavorare sul territorio, tornare ad essere dalla parte degli amministratori, dei cittadini, far sì che la città metropolitana sia un ente vicino, prossimo, amico e che guardi soprattutto sia alle grandi sfide del futuro, abbiamo parlato di PNRR, abbiamo parlato di tanti investimenti strategici, ma guardi soprattutto anche alla concretezza delle piccole cose, penso alla manutenzione stradale, penso all'edilizia scolastica, penso ai tanti interventi a tutela dell'ambiente e del territorio. Su queste partite noi ci giochiamo una fetta importante di futuro, di credibilità, e le parole del sindaco Lo Russo di grande apertura, di grande vicinanza per i territori montani, per i territori periferici, per i piccoli comuni, ci fanno capire che questa è la strada che abbiamo imboccato, è una strada giusta, è una strada anche condivisa dalle forze di opposizione che hanno riconosciuto in questo sforzo del sindaco un momento importante. Ecco, mi sembra un primo giorno di scuola molto molto positivo. Ma in concreto, la città metropolitana come può essere vicina al sindaco di Moncenisio piuttosto che di Locana o di Prarostino? Guardi, rischio di scivolare un pochettino nelle cose basiche. Io faccio il sindaco di un piccolo comune in Valle di Susa, 4.500 abitanti. Conosco il mio territorio, conosco i miei colleghi amministratori e i cittadini. Le persone chiedono attenzione, chiedono prossimità nel senso di vicinanza, essere vicini ai problemi concreti delle persone, i trasporti, le scuole, la manutenzione, strade messe in ordine, territorio manutenuto, presenza. Se partiamo da queste cose che possono sembrare piccole ma in realtà sono fondamentali, faremo un bel servizio per i nostri cittadini e ridaremo una voce forte e autorevole alla città metropolitana.